Sebbene mi riconosca inadatto e indegno a lasciare su queste pergamene testimonianza degli eventi mirabili e santi, e confidando nell'aiuto del Signore, ho sentito il dovere di ricercare con tutte le mie forze ciò che riguarda la dolcissima vita del beato Filippo, affinché non si cancelli dalla memoria la sua opera e le sue virtù. C'è una ragione particolare che mi ha mosso a prendermi questo impegno. Dovendosi infatti trasferire da un luogo ad un altro della città di Todi il corpo del beato Filippo, io intervenni per divina clemenza a tale traslazione. Al fine di conoscere con maggiore certezza la vita di questo beato, come era desiderio mio e dei frati, alcuni anni or sono mi recai nei luoghi dove la beata Vergine Maria si compiacque di radunare, separandoli dal mondo, i primi frati del suo ordine che era sorto e a lei consacrato. Essendo a quel tempo passati 72 anni da quando ebbe principio l'ordine di Nostra Signora, unico ancora in vita dei 7 fondatori era Alessio Falconieri. Piacque a Nostra Signora di far vivere questo frate fino ai miei tempi di gioventù, affinché dietro sua testimonianza potessimo lasciarne memoria ai frati che verranno. Si prendeva cura della sua vecchiaia la nipote Giuliana Falconieri, che ebbe in proposito fin dall'adolescenza di consacrarsi a Dio. Alla giovanissima età di 14 anni ricevette il mantello dalle mani del beato Filippo, nell'ultimo anno della sua vita. Filippo nacque a Firenze da nobile famiglia. La madre si chiamava Alba Verde e il padre Ser Giacomo Benizzi. Aveva raggiunto il 30° anno di età e compiuto gli studi di medicina a Parigi, quando, il giovedì dopo Pasqua dell'anno del Signore 1254, trovandosi nella chiesa dei Servi a Cafaggio, ebbe una visione. Attraversava un deserto di acque stagnanti e putride. D'improvviso il cielo si oscurò. Un raggio di luce squarciò le nuvole e apparve la Vergine Maria seduta su un carro dorato, trainato da un leone e un agnello, sopra i quali volava una bianca colomba. Alessio, ho ancora negli occhi il sorriso della beata Vergine. Vorrei non riaprirli per continuare a vederlo. Immagino che sia una bella visione, Filippo. Ma adesso vi prego, andate in pace. Devo chiudere la chiesa. Andate, Filippo. Devo chiudere la chiesa. Avreste dovuto vederlo. Bene, una prossima volta. Frate Bonfiglio, voi conoscete il mio nome? Io non conosco il vostro. Sono Filippo Benizzi. Mio padre è Ser Giacomo, mia madre è Alba Verde. Un Benizzi di fronte alla porta della mia chiesa è come un giglio in dono alla Madonna. Conosco la vostra famiglia. I vostri vestiti dichiarano la vostra verità. Non conosco la mia verità. Da tempo vago alla ricerca. Delle volte è persino difficile accettare le mie penitenze. Altre volte sento di mancare all'amore che mi ha cresciuto. Se pensate di essere destinato a servire la fede e non a essere servito dalla fede, venite con noi. Dale, vieni con me.
Signore mio. Per favore, il figlio non mangia. Poiché la luce non può, per sua natura, restare a lungo nascosta senza infine manifestare agli uomini le sue virtù, Filippo si fece accettare nell'ordine come fratello laico e restò in tale stato per 4 anni, accolto a Monte Senario. Parla, oh Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Non respingermi della tua presenza e non privarmi del tuo Spirito Santo. Noi siamo il profumo di Cristo in ogni luogo. Un giorno capitò che egli, per santa obbedienza, dovette incamminarsi verso Siena in compagnia di un frate chiamato Vittore. Durante una sosta del viaggio si incontrò con 2 frati domenicani provenienti dalla Germania. Dovete mangiare? Sì. Grazie. Qui si paga in anticipo. 2 monete, prego. C'è usura su questa moneta. Non sarà stata consumata dal diavolo, spero. Il diavolo l'ha solo coniata. Sedetevi laggiù, insieme a quei 2 visigoti. Vi troverete a vostro agio. Oggi ci si confessa. Ego agnosto, tuam veste. Quis ordo is vobis? Florentiae nati sumus. Beate Virginis Mariae servi sumus. I 2 domenicani non conoscevano l'abito indossato da Filippo e da Vittore e perciò chiesero di quale ordine facessero parte. Così continuarono a discutere di cose importanti, parlando la lingua degli antichi, che Vittore, nella sua umile natura, non conosceva. Poi ciascuno riprese la sua strada. Tornati a Firenze, Vittore rivelò la dottrina del beato Filippo e tutti i frati, ricolmi di gioia, lo promossero subito agli ordini sacri. Mio dolce padre e forte e libero frate, frate Manetto, uno dei 7 fondatori dell'ordine e 4° priore generale, intuì fin da subito la vocazione e il carisma del giovane Filippo, diventando per lui una guida alle virtù umane
e spirituali. Io penso a rinunziare a se stessi, rinnegarsi per seguire Gesù. Sia come annullarsi ai propri occhi, dimenticare il proprio interesse, il proprio onore, i propri desideri, per rimettersi agli ordini di Cristo e arrivare, se necessario, anche a morire per Lui. Tu molte volte hai dato prova di questo. Cos'è dunque che ti fa dubitare? No, Manetto, no. Io sento che sono ancora molto lontano dalla vera vita di unione. Ho come l'impressione che tu preferisca l'isolamento di questi boschi rispetto alla vita di unione a Firenze. Come ti trovi a Cafaggio? A Cafaggio vivo le mie azioni da solo, come può fare un laico qualsiasi. Coi fratelli dovrei essere più umile, più caritatevole, sentirmi a loro inferiore. È per questo che prediligo qui il silenzio della montagna, perché qui sento maggiormente il contatto con Dio. Filippo, se tu mi parli di umiltà, non ti devi dimenticare della carità. Mio padre era un abilissimo mercante. Viaggiava molto. Incontrava re, principi, nobili di terre lontane. E quando li incontrava, si vestiva come loro. Seguiva le loro tradizioni. E questo, diceva, era il successo del suo commercio. Questo suo camuffamento. Capisci? No. Non capisco. Anetto, i misteri e l'ignoto spaventano gli animi. Se la gente si riconosce in te, ti accoglie. Se tu sei straniero in terra loro, ti caccia. Siamo sempre stranieri di qualcuno. Quindi tuo padre, per fare affari, e si camuffava. Sì, diciamo, in un certo senso era così. Beh, non è un atteggiamento molto cristiano. No, ma nell'ultima parte della sua vita abbandonò gli affari e abbracciò la misericordia. Pentimento di un ricco mercante. Un classico di questi tempi. No, ascolta. Quando sentiva e si avvicinava alla morte, mi chiamò al suo capezzale e volle restare solo con me. E mi disse che per tutta la vita aveva cercato di capire gli altri. Facendo questo, aveva cercato di assomigliare agli altri. E questo che lo aveva allontanato da Dio. Questo lo sentiva, questo lo capiva. A me diceva di non fare altrettanto, ma di seguire la verità e di mostrarla agli altri. La verità senza camuffamenti, senza inganni, senza giudizi e senza dare ascolto al giudizio degli altri. E c'è solo una via, semplice, solo una chiave, Manetto, che apre la porta della verità. L'amore. L'amore, Manetto. L'amore è Dio. E chi vive nell'amore vive in Dio. E quindi se c'è amore, c'è carità. E tu puoi dare ai poveri. È questo quello che volevi dirmi con l'esempio di tuo padre? No, dare ai poveri è facile, Manetto. L'importante è dare ai ricchi. Le loro tasche sono piene, ma i loro cuori sono vuoti. E se tu vuoi dare amore, non devi riempire le loro tasche. E tu pensi di insegnarle ai ricchi qua? Isolandoti. Tra i boschi di Montesenario. Non lo so, Manetto. Io so solo che voglio seguire la parola del Signore e essere suo servo. So solo questo. Come ci spiega Sant'Agostino? Noi siamo stati liberati come l'uccello dal laccio del cacciatore. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il Signore, se lo si ascolta, ci mette in guardia dal male. E purtroppo la vita terrena è piena di male. La vita terrena, Filippo, il bene o il male. Non mi diventerei mica un catarro. Il Signore ci salverà.
vedrai. Sì, vabbè. E tutti i salmi finiscono in gloria. Io dormo. Marietta, svegliati. Ti aspetto in chiesa per le lodi. Vorrei salutarti. Torna a Firenze. Tornato con gioia e umiltà a Cafaggio, il beato Filippo fece della sua scienza medica opera santa. E Dio Padre lo rese illustre nel sanare molte infermità. Ho tanto dolore alla pancia. Le sempre gonfia come un otre. Probabilmente lei mangia troppa verdura. Che mestiere fate? Il mugnaio fo, ai mulino dell'abate, un lauraccio. Alla mattina alla sera a respirare quella maledetta farina. La farina è un dono prezioso di Dio, è benedetta. Vabbè, perlomeno il pane non vi sarà mancato. Ah, certo, quello no. Ma sono sempre stato un buon cristiano, padre. E scambio farina con verdura o frutta, capite? Ma allora non sono poveri se hanno qualcosa da darvi in cambio. Frutta e verdura, ve l'ho detto. Ma non è elemosina, è uno scambio. Voi date per ricevere. E ci credo. E che ci devo rimettere io? Alla fine il povero è detto io. Dovete imparare a dare senza ricevere. E riceverete anche voi se chi riceve fa altrettanto. Don Wildonna, può andare dallo speziale a prendermi un po' di perico, per favore. Filippo, vorrei parlarti un attimo. Raggiungimi in chiesa. Va bene, finisco un attimo e arrivo subito. Tommaso, vieni qui. Guarda, imbevi questa tela in questo recipiente e l'appoggi sulla ferita. Ma non devi strofinare, altrimenti lasciati la pelle. Intesi? Che cosa c'è in quell'acqua verde? Non ti preoccupare, io torno tra poco. Ma era giunto il tempo in cui Filippo, alieno dalle vanità del mondo, facesse maggior servizio a Nostra Signora e ai frati suoi. In ora mortis nostre, amen. Amen. Fratello, tutti noi siamo grati al Signore per averci dato te, che hai portato amore e grazia a questa nostra comunità. La tua opera instancabile verso chi soffre è un segno della misericordia di Dio. È giunto il momento che la tua vocazione metta radici più profonde nell'animo dei nostri fratelli. Viviamo tempi difficili, caro Filippo. Sempre più spesso mi giungono le preoccupazioni delle comunità che temono le scelte della Chiesa di Roma sulla soppressione degli ordini mendicanti. C'è dunque molta incertezza. E l'incertezza allontana le vocazioni. Dobbiamo diffondere un messaggio di speranza e di unione, non uscire sotto al mantello della regina, soprattutto in questo momento. Ciò che non si ama non ci interessa, giusto? Ma se c'è amore, allora una vocazione spenta è come la brace che arde sotto la cenere, ancora viva. Basta un soffio e la fiamma riprende vita di nuovo, con maggior impeto di prima. Puoi essere tu quel soffio, Filippo. Tutti noi siamo convinti che la Vergine abbia dato a te la grazia per diffondere il suo messaggio d'amore. Diffondere. Capito? Diffondere come un contagio. Oh, Manetto, io sono solo un umile frate. Io non possiedo la forza per dare coraggio e gioia di appartenenza alla comunità. Allora, mettiamola così. Tu conosci le lingue di molti popoli e le dottrine per poter comunicare con loro.
Potresti essere una matita nelle mani del Signore e scrivere bellissime parole d'amore. È vero, la mia dottrina mi ha insegnato a usare uno strumento per scrivere, ma senza la grazia di Dio. Io sono solo una penna senza inchiostro. Filippo, non giudicare il tuo amore guardando dentro di te, solo da lontano. Puoi vedere a che altezza la tua torre si innalza sopra le case. Quando le nubi sono piene, rovesciano la pioggia sulla terra. E se un albero cade, a sud o a nord che cada, laddove cade, resta. Chi bada al vento non semina, e chi sta a guardare le nuvole non miete. Come tu non sai per quale via lo spirito vitale si fa ossa nel seno della donna incinta, così tu non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Getta il tuo seme al mattino e a sera, non dar requie alla tua mano, perché tu non sai quale seme verrà, se questo o quello, o se forse non verranno tutti e due. Radunatisi i frati nella città di Firenze per celebrare il capitolo dell'anno del Signore 1266, frate Manetto, generale dell'ordine, stanco e malato, rinunziò al suo incarico favorendo l'elezione del beato Filippo, che a quel tempo si trovava di convento a Siena. Filippo, di carattere umile e schivo, non voleva accettare tale incarico, ma i frati guardavano alla sua vita santa e all'utile dell'ordine e lo elessero generale. Filippo chiese dunque umilmente consiglio al Santo Padre, il quale avvallò la scelta dei frati dopo aver chiesto a frate Lotaringo, in rappresentanza della comunità dei servi. Ditemi, fra Lotaringo, a vostro parere, Filippo è degno di essere alla guida del vostro ordine? Non potremmo avere guida migliore, Santità. Nel tempo in cui il popolo di Firenze portò guerra alla terra di Arezzo, che subì grande carestia, i frati dell'ordine dei servi di Santa Maria di quella città non avevano di che sopravvivere. Il beato Filippo li raggiunse e, supplicando Nostra Signora, un cesto di pane bianchissimo giunse miracolosamente alla porta del convento. Mater misericordia, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exsulus filii. Thank you.
Un tempo, in viaggio verso la Germania, il beato Filippo si riposò sotto un grande albero. Al riparo dal sole vi erano molti uomini di pessima natura, ai quali Filippo disse loro di fare penitenza, affinché si placasse l'ira di Dio su di essi. Ma subì ingiurie, e accadde che un fulmine colpì l'albero e lo incendiò. Chi poté salvarsi si convertì al Signore. Altra volta, mentre il beato Filippo viaggiava nelle terre del nord in compagnia di un frate per visitare un convento da poco fondato, giunse in una terra desolata dove non vi era né cibo né acqua. Implorando il Signore, i due frati videro una capanna di pastori con del pane e dell'acqua. C'è una locanda a valle. Fratello, perché ti nascondi? Vieni. Vieni. Acqua. Andiamo, forza! La notizia del lebbroso miracolato giunse facilmente alle orecchie dei popoli e alla curia romana. Alcuni cardinali, essendo vacante la sede apostolica, ritenevano il beato Filippo degno di ricoprire l'ufficio del pontificato. Ma lui, nella sua cristiana umiltà, non volle accettare e rifiutò la cattedra di San Pietro. Per frustrare il tentativo di elezione al pontificato, rientrando in Toscana, trovò rifugio nella solitudine di una grotta alle pendici del Monte Amiata. Signore, ascoltami. Ti prego, ascoltami. Fa che io possa camminare in te. Fa che possa giungere a te. Fa che possa riposarmi. Fa che possa risorgere in te. Ti prego. Ti supplico.
Chi siete voi? Abitiamo laggiù, nella casa di pietra. Abbiamo saputo del vostro arrivo. Pensavo lo sapessero solo i lupi. Non abbiamo mai visto un sacerdote da queste parti. Noi siamo dimenticati da Dio e dagli uomini. Solo i lupi ci sono amici. Però adesso è bello avere uno come voi tra di noi. Ma io non mi fermerò a lungo, ma pregherò affinché lo faccia la parola del Signore. Padre, io non sono mai stata battezzata. Il Signore non si occupa di noi. C'è un fiume da queste parti. Sì, a un giorno da qui, verso l'alba. E per l'acqua come fate? Si raccoglie quella piovana. Oppure si cammina. Venite. Ego te baptizzo in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Padre, consumate tutta la vostra acqua. Per oggi posso farne a meno. Così che il Mar Rosso si aprì e Mosè poté passare con tutto il popolo ebreo. E il faraone? Il faraone fu travolto dalle acque coi suoi soldati quando il mare si richiuse. Peccato, mi piaceva il faraone. Succede spesso che ai popoli piacciono i tiranni. Vi dovete accontentare. Almeno che non siate in grado di moltiplicare i pani e i pesci come Gesù. Ma Gesù non ha moltiplicato. Ha diviso e distribuito proprio come fate voi adesso. La notte fa freddo da queste parti. Domani verrà la pioggia. Ho sentito dire di acqua calda che sgorga dalla montagna. Sì, ma non da questa. A 3 giornate di cammino da qua. È un gran privilegio per quelli che abitano laggiù. Per loro è una ricchezza. Dicono ci sia stato anche il Papa, per le acque curative. Per questo siamo isolati dal mondo. La parola del Signore si è fermata laggiù. Ma la parola del Signore non fa le cure termali, no? Padre Filippo, non restate a dormire qui nella grotta. Sarebbe un gran privilegio per noi ospitarvi. Non ricordo di avervi detto il mio nome. Tra queste montagne il nome non ha alcuna importanza. Noi ci riconosciamo a fiuto, come i lupi. La fiamma arde nel cuore del beato Filippo
con tanta passione che il soffio è un vento impetuoso e spazza via le inquietudini dei frati per la decisione, dettata dal Concilio di Lione, di sopprimere gli ordini mendicanti che avevano fatto l'atto di povertà e che erano nati dopo il Concilio Lateranense IV. Il servo di Dio Filippo era nel disegno di Nostra Signora e fece strumento della sua dottrina consultando i documenti originali sulla fondazione della comunità dei servi di Santa Maria. Sul finire dell'anno del Signore 1277 dimostrò alla curia apostolica di Papa Giovanni XXI che l'atto di povertà adottato dai padri fondatori era un atto privato fra loro e non con la Curia di Roma. Per conseguenza, l'Ordine dei Servi di Santa Maria non ha costituzione di mendicante e dunque non deve essere soppresso. Il giorno 11 febbraio dell'anno del Signore 1304, un messo papale fece consegna al generale dell'ordine della bolla Dum Levamus di Papa Benedetto XI, che approva la regola e le costituzioni da loro professate. Per opera di Filippo, che era già asceso alla gloria del Padre da molti anni, l'ordine fu salvo. Come Mosè che guidò il popolo ebreo in Terra Santa senza mai entrarvi, così il beato Filippo condusse i suoi frati verso la salvezza senza mai conoscerla. Era a quel tempo salito al cielo il devoto servo di Santa Maria Gioacchino da Siena, accolto giovanissimo dal beato Filippo, che ne intuì le virtù. Era ancora in vita Bonaventura Bonaccorsi da Pistoia e Andrea Dotti da Borgo San Sepolcro, ambedue accolti dal beato Filippo. E infine, Pellegrino Laziosi da Forlì, servo umile e illuminato, sottratto al peccato e condotto alla glorificazione dell'ordine dal servo di Dio Filippo, come adesso narriamo. Dio volle che dopo tanti anni di sofferenze e di guerre sanguinose, l'Italia tornasse sotto la guida del Papa. Ma la ghibellina Forlì si oppose e venne scomunicata da Martino IV. Impedendo alla popolazione di fare commercio con le altre città. Conoscendo le doti oratorie e carismatiche del beato Filippo, il Papa lo inviò in quella città per favorire la causa pontificia. Questi vengono direttamente dal sud del mondo, terre di califfi e califfati. Prendeteli, un frutto dolcissimo. Dio è benevolo anche fra gli eretici. Quattro popolani inferociti non sono una minaccia per la Chiesa di Roma. È una piccola scintilla quello che genera il fuoco. Fate entrare Filippo. Filippo, il Santo Padre ripone in voi grandi speranze, lo sapete? Il Santo Padre si affida alla mia umile parola, ma questa non basta per condurre alla ragione un popolo stanco e affamato. Voi lo sapete. Con loro la vostra parola è più forte della mia. Portate loro questi frutti, addolciranno gli animi. Non saranno le parole di un frate o le armi di un esercito a sconfiggere l'eresia. Vedrete come ne mangeranno. Volete prendere il popolo per la gola? È quello che fa il Santo Padre con voi. La scomunica non chiude le chiese, chiude le bocche. Noi attendiamo il vescovo, non un frate.
C'è qualcuno fra di voi che si ritiene un uomo libero? La nostra libertà è qui, fuori dalla vostra chiesa. E voi credete di conquistare la vostra libertà servendo un padrone invece di un altro? Nessuno è padrone della nostra vita, nemmeno Dio. E tu sei uno stolto se credi questo. Io mi sono fatto servo, proprio per quelli come voi. Con noi perdi il tuo tempo, frate. Torna nei campi a gracchiare fra le corna, che miserevoli! Siete tutti figli di Dio. E anche se voi non credete in Lui, Lui crede in voi e vi ama, come voi amate i vostri figli. Voi potete rinnegarlo, offenderlo, ma Lui abita i vostri cuori. E nessuno di voi ha il potere di comandare al proprio cuore. E se vi allontanate da Lui, vi allontanate da voi stessi. Ognuno di noi ha una propria missione. A voi è stata data la possibilità di fare delle scelte, al contrario di qualsiasi animale del creato, di razza o specie. E allora, non fate la scelta di vivere come bestie. Il giovane pellegrino, col cuore invaso dal pentimento, volle raggiungere il beato Filippo sulla via del ritorno e chiedere a lui perdono per l'offesa arrecata. Filippo lo portò con sé a Firenze dai suoi frati, accogliendolo servo di Santa Maria. Ma ormai era giunto il tempo in cui l'uomo di Dio, Filippo, doveva ricevere la gloria celeste tra i beati, e di ciò, avendo supplicato il Signore, si portò verso la città di Todi, dove si trovava un convento tra i più poveri dell'ordine, eretto dal priore Ubaldo. Prima di giungere alle mura della città, incontrò alcune meretrici, alle quali esortò, dando loro una buona elemosina, di astenersi dal peccato. Alle sue parole, la grazia dello Spirito Santo rinacque nei loro cuori. Siete venuti a farmi la solita predica, frate? O avete bisogno di calore umano? Perché in questo caso non c'è merce migliore della mia da queste parti. Quanto denaro volete? Per voi mi accontento. 5 soldi. Ma vedrete, non sarete deluso. Quante monete fate al giorno? Dipende. Con i mercanti e con i soldati. Quante ne fate? Se è un giorno buono, anche una moneta d'argento. Prendete. E fra 4 giorni venite a trovarmi. Ma come farò a trovarvi? Al convento di San Marco. Chiedete di Filippo. Sapranno indicarvi. Pensa al tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni brutti e che capitino anni nei quali tu dica che non ti piacciono, prima che si ottenebrino il sole e la luce, la luna e le stelle, prima che tornino le nubi dopo il temporale, nei giorni in cui vacilleranno i guardiani di casa, si curveranno gli uomini robusti, smetteranno il lavoro quelle che macinano perché fatte poche, caleranno le tenebre su quelle che guardano attraverso le finestre, si chiuderanno i battenti che danno sulla via, quando si abbasserà il rumore della mola, languirà il gorgheggio dell'uccello e scompariranno tutte le figlie del canto, allora, allora, si avrà paura delle salite e degli spauracchi della strada. Quando fiorirà il mandorlo, si muoverà lenta la locusta, sarà messo da parte il cappero, perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna, mentre i lamentatori alzano le loro grida nella via.
Allora, la polvere torna alla terra da dove è venuta e il soffio vitale torna a Dio che lo ha dato. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ubaldo, il libro. Giunto al termine di queste pergamene, ripeto ancora oggi a me stesso che la mia scelta fu buona, affinché ogni fratello e sorella della famiglia dei Servi di Santa Maria trovi in questo documento la gioia della propria vocazione nell'ordine e nella Chiesa, a servizio della serva del Signore, che di tutta la Chiesa è modello e di ogni uomo è madre.